qualsiasi risultato che verrà fuori tra Atletico Madrid e Juventus, non diamo colpe a nessuno. Dai, hanno fatto una buona partita. L'unico giocatore che può darsi che ovviamente può dare qualche colpa, possiamo dare qualche colpa, Vlahovic, ma perché non ti si può tirare una palla in porta? Dimmi qual è il tuo problema. Non so, tanto, ma altri abbiamo bisogno di andare a segnare, di avere un attaccante che va, dei gol, di avere un centravanti poderoso, di avere qualcosa, neanche quello, incredibile, cioè una roba assurda, comunque, va bene. Tralasciando questa cosa qui che per me potrebbe essere anche irrilevante, però non va bene, però per il resto abbiamo visto dai una buona Juve, abbiamo visto un gioco diverso per quello, non siamo qui a lamentarci, perché tanto sappiamo che è un'amichevole, tanto anche tra una settimana inizia il campionato contro il Como, ricordiamolo, va bene? Per il resto, ragazzi, lasciamo fare il caso, lasciamo lavorare Motta e vediamo, non è che ci ha dispiaciuto il gioco, però abbiamo visto ancora una volta che sono abituati ancora con Allegri, ovviamente, perché ovviamente dopo 7 anni di gioco di merda, ovviamente non puoi credere di cambiare gioco da un giorno all'altro, ovviamente. Però lasciamo lavorare Motta, però bisogna solo aspettare, attendere, sono arrivati giocatori dalle ferie, dalle vacanze, adesso devono farsi un po' le gambe, entrare nel gioco di Motta. Per il resto abbiamo visto movimenti diversi, gioco a tratti lento, ma ovviamente si sapeva, perché o per il caldo o per altri fattori di allenamento di poco intensità o di pochi giorni, la Juventus proverà a fare un buon cammino in campionato, ma soprattutto in Champions, visto che abbiamo 4 competizioni. Vediamo un po', ragazzi, sarà bella l'avventura di Motta, molto difficile, molto complicata sotto l'aspetto tattico. Vediamo un po'. Niente, ragazzi, riparto a fare video, sperando di avere più positività nel raccontare un po' la visione di ogni partita. Per il resto, ragazzi, attendiamo e aspettiamo, diciamo verso dicembre, forse
avremo un'analisi un pochettino dettagliata nel circolo di Motta. Il resto vedremo. Vedremo, è tutto da vedere, è tutto da pensare, immaginare, dare conclusioni, azzuffarsi con lamentele, con incazzature. Siamo ancora all'inizio, dai. Siamo ancora all'inizio e che è caldo, e che è caldo, bisogna stare tranquilli. Bisogna stare tranquilli e non incazzarsi. Va bene? Va bene, a posto. Analisi. Comunque vada la partita. Ragazzi, anche se non so neanche quanto vinceremo, non mi interessa il risultato, però la prestazione è quello che è. È quello che è, perché ricordo, siamo ancora all'inizio e non pretendiamo già di arrivare a condizioni migliori. Però speriamo che contro il Como ci faccia divertire, almeno divertire con giramenti di palla, con verticalizzazioni, però Vlaovic no, Vlaovic sicuramente no, per i soldi che vale, ma non dà fondo a questa al gioco della Juve, a essere un attaccante di qualcosa da creare, ma aspetteremo, però devono ancora comprare altri giocatori. Però aspetteremo il da farsi, ragazzi, perché bene, a posto, ragazzi, dai, io vi esorto a iscrivervi al canale, mettete mi piace, anche se riparto adesso con i video, e niente, ragazzi, dai, vi saluto e mi raccomando, mettete mi piace se volete, e niente, a posto. Ragazzi, non dico neanche buona la prima, perché è un'amichevole, ma non importa, dai. Non importa. Abbiamo visto che la Juve ha cambiato un po' di gioco, però dai, dai, dai. Vediamo un po' andando avanti con il campionato. Bene, perché queste partite qua non vogliono dire niente. Va bene? Ciao ragazzi, ci sentiamo.